Carissime, una santa serata a tutti, Ave Maria, ben ritrovati per una nuova puntata di questo ciclo di catechesi, la Madonna negli scritti di Maria Valtorta, che è giunto alla puntata numero 51, ecco, dopo un po' di tempo di assenza, ecco, ma ho detto cercheremo di fare il possibile, insomma, quest'anno chi segue la diretta, insomma, tra i miei amici e followers sanno che c'è un nuovo ciclo di catechesi un po' impegnativo che richiede una frequenza settimanale, ecco, perché così insomma pare che... E quindi ci portiamo con calma avanti queste nostre conversazioni, contemplazioni, meglio dire mariane, sulla base degli scritti di questa grande mistica italiana, come rielaborati dal più grande mariologo del XX secolo, con calma, tanto non c'è fretta di completare, insomma, anzi, speriamo che, dato che è un grande dono anzitutto per me, questo qui, lo confesso proprio candidamente, io sono molto felice di rileggere questi scritti e anche quindi dovendo poi, ecco, come dire, condividerli, quindi commentarli, rigustarli, insomma, anch'io, insomma, perché sono, come diceva il buon Sant'Agostino, riferendosi alle cose di Dio, sono antiche ma sempre nuove, quindi non cessano, ecco, quando sono belle e divine, ecco, lo mettiamo virgolettato per ora divine, ecco, di essere affascinanti ed attuali. Allora, la volta scorsa abbiamo visto il grande episodio, ricorderemo chi ha seguito la diretta o ha sentito la catechesi in differita, eccetera, della prima grande vergine cristiana, ecco, dopo la Madonna chiaramente, la storia avvincente della giovanissima sedicenne Annalia, la prima a sentire nel cuore il desiderio di donarsi tutta a Gesù. Abbiamo sentito l'imbarazzo del suo incontro con il Signore, perché non abbiamo parlato, quando c'è l'amore celeste, come dire, è certamente distinto ed è più nobile di quello terrestre, soprattutto perché esclude, non c'è bisogno di dire in che senso, no? È totalmente una dimensione che tra l'altro nel mondo contemporaneo sembra essere la principale, se non addirittura l'esclusiva, ecco, della relazione, diciamo così, affettiva, quando questo non è assolutamente vero, no? Però è sempre amore, quindi c'è una ragazza, insomma, che sente la vocazione alla verginità di Gesù, è innamorata, e quindi trovandosi davanti a Gesù ha percepito, diciamo, un pochino di quell'imbarazzo, insomma, che poi Gesù le consente, insomma, di superare, di vincere per poterle concedere quello che lei chiedeva, no? Ora, sempre in questo capitolo, perché stiamo nella sezione dedicata alla Regina delle Vergini, c'è un altro episodio che riguarda sempre la verginità, ecco. Questo è un tema bello, spero che già dalla catechesi precedente si capisca che, pur essendo un tema specifico, non è che riguarda soltanto le categorie di persone, anche questa sera vedremo, no? Ci sono poi varie dinamiche coinvolte nella vicenda di questa sera, ma non riguarda soltanto le persone che hanno fatto la scelta della verginità, ma o che in qualche modo hanno avuto il dono di poterla custodire, ma poi si dilata, diciamo, e trova dei livelli di applicazione circostanziati e differenziati, per cui tutti possono fare tesoro di queste cose, no? Ecco, nelle cose di Dio c'è sempre spazio per tutti, d'accordo? Quindi anche quando qualcosa è molto specifico, anche l'esperienza di un mistico, di una mistica, chi conosce, insomma, l'altro mio campo, diciamo così, di apostolato, che sono i libri di cielo della serva di Dio Luisa Piccarreta, lì ci sono tante cose, ecco, tante esperienze straordinarie, insomma, di questa piccola grande donna, che sono certamente straordinarie, ma anche quelle trovano sempre un modo, ecco, di coinvolgerci, di interpellarci, nonostante che evidentemente non sono, diciamo così, dice, vabbè, lei ha vissuto queste cose, io no, quindi no, non è così nelle cose che riguardano il nostro Signore, perché sono sempre dei gradi, come dire,
differenti in cui c'è posto per tutti, ecco, quindi, mi si perdoni insomma l'espressione. Allora, parto con la lettura del testo onde non appesantire troppo e non prolungare eccessivamente con la nostra conversazione. Siamo quindi nella sezione dedicata a Maria Regina delle Vergini e dei Vergini, quindi la Vergine Regina della Verginità, potremmo dire, no? Quindi, durante il terzo anno della vita pubblica, nella casa di Giovanna di Cusa, avvenne un altro episodio che mette in piena luce la regina delle Vergini. Vi erano con la Vergine anche tutte le discepole di Gesù presenti nel giovedì avanti Pasqua a Gerusalemme, tutte intente ad aiutare Giovanna e suo marito a preparare un pranzo a mendicanti, storpi, ciechi, orfani vecchi. Ad un certo punto si incontra con Annalia, la prima consacrata, e con la figlia di Gairo, o Gairo a seconda come dire, delle origini, diciamo così, o delle etimologie latino-greco-ebraico, insomma, di questo termine, no? Comunque, la figlia di Gairo, la sappiamo tutti quanti, insomma, che quella risuscitata da Gesù. A me viene più naturalmente dire Gairo, insomma, ma si può dire anche Gairo. Avendo sentito che Annalia chiama la figlia di Gairo con il nome di Miriam, Gesù le chiede: da quando, fanciulla, ti chiami Miriam? O Miriam, anche qui, però in ebraico è Miriam. Da oggi, da ora, risponde la figlia di Gairo, me lo ha dato tua madre il nome. Perché, vero Annalia, oggi è un grande giorno per quattro vergini. Oh sì, lo diremo al Signore o lasciamo a Maria di dirlo. A Maria, Maria, va, va, Signore, la madre ti parlerà. E corrono via leggere. Gesù sale sulla terrazza e saluta molte donne, discepole e non discepole, ivi adunate. Maria Santissima è presso di lui. Nella luce dorata che filtra dal grande velario steso su buona parte della terrazza e che poi diviene luce delicatamente smeraldina, laddove per giungere ai visi deve filtrare un intrico di gelsomini e rosai messi a fare pergola, ella pare ancora più giovane e snella. Una sorella delle più giovani discepoli, appena di poco maggiore, è bella. Bella come la più splendida delle rose fiorite nel giardino pensile, nelle capaci vasche messe tutto intorno ad esso a contenere rosai, gelsomini, mughetti, gigli ed altre piante gentili. Madre, mia moglie ha parlato in un certo modo. Che è avvenuto perché mia moglie possa dirsi mutilata e incoronata insieme? Chiede Filippo, che brucia dalla voglia di sapere. Qui Filippo, chiaramente si tratta dell'apostolo Filippo, uno dei dodici. Maria sorride dolcemente mentre lo guarda e lei, così restia a confidenze, gli prende la mano dicendo: saresti capace di dare al mio Gesù la cosa a te più cara? Veramente dovresti, perché egli a te dà il cielo e la via per andarvi, risponde Filippo. Ma certo, madre, che saprei, specie se ciò che darei avesse potere di farlo felice. Lo ha, Filippo. Anche la tua altra figlia si consacra al Signore. Lo ha detto poco fa a me e alla madre, alla presenza di molte discepole. Tu? Chiede Filippo sbalordito, puntando l'indice sulla gentile fanciulla che si stringe a Maria quasi per esserne protetta. L'apostolo inghiotte male questo secondo colpo, che lo priva per sempre della speranza di avere nipoti. Si asciuga il sudore improvviso che la notizia gli ha dato, gira lo sguardo sui volti che gli sono intorno, lotta, soffre. La figlia geme: padre, il tuo perdono e la tua benedizione. E gli scivola ai piedi. Filippo la carezza macchinalmente sui capelli castani e si schiarisce la gola stretta in un nodo.
Infine parla. Si perdonano i figli che peccano, ma tu non pecchi consacrandoti al Maestro. E il tuo povero padre non può che dirti che tu sia benedetta. Ah, figlia mia, figlia mia, com'è soave e tremendo il volere di Dio. E si china, la alza, la bacia sulla fronte, sui capelli, piangendo. E poi, tenendolo ancora fra le braccia, va verso Gesù e gli dice: Ecco, io l'ho generata, ma tu sei il suo Dio, il tuo diritto è più del mio. Grazie, grazie Signore, della gioia che non può più proseguire. Cade ai ginocchi ai piedi di Gesù e si curva a baciarne i piedi gemendo: mai più nipoti, mai più nipoti. Il mio sogno, il sorriso della mia vecchiaia. Perdona questo pianto, mio Signore, sono un povero uomo. Alzati, amico mio, gli dice Gesù, e sii lieto di dare le primizie alle aiuole angeliche. Vieni, vieni qui fra me e mia madre. Sentiamo da lei come avvenne la cosa, perché te lo assicuro, per la mia parte io non ne ho né colpa né merito. Interessante questo qui, no? Facciamo una piccola pausa perché poi, ecco, dopo comincia la Madonna a spiegare, insomma, un po' come è andata questa, per fare qualche prima focalizzazione, onde non mettere troppa carne al fuoco. Qui abbiamo capito: Filippo l'Apostolo aveva due figlie femmine. La prima già era partita, si era consacrata al Signore. Lui chiaramente sperava che almeno la seconda le desse qualche nipotino. Senza che lui sapesse nulla, anche la seconda sceglie di darsi completamente al Signore. E questo è il contesto in cui questa ragazza glielo dice. E abbiamo visto proprio trasparire, no? Ecco, così una delle cose belle dell'opera di Maria Valtorta è che mostra proprio, a parte la vera umanità di Gesù insieme alla sua divinità, la bellezza straordinaria della Madonna, che però non è, come dire, un personaggio etereo, d'accordo? Una creatura lontana, troppo perfetta, cioè proprio che sta su un altro pianeta, d'accordo? Come dice un canto, no? L'irraggiungibile, la Madonna è irraggiungibile, ma non nel senso di quella rappresentazione falsa, perché bisogna dire che è così, no? Che a volte qualcuno se ne fa. La Madonna è bellissima, ma è umanamente divina e divinamente umana, così come Gesù. Ecco, gli Apostoli invece si vede proprio, è una delle cose più belle leggendo l'opera di Maria Valtorta, proprio come erano materia grezza quando sono stati presi, però come ciascuno di loro ci avesse delle dotazioni evidentemente di partenza positive anche se allo stato grezzo, è che poi Gesù nei 3 anni in cui c'è stato lui se li è belli che lavorati. Anche qui sta lavorando Filippo. E poi il resto ci ha pensato lo Spirito Santo dopo, no, dopo la Pentecoste, nel senso che Gesù non sceglie i perfetti, perché se dovesse scegliere i perfetti, dove li va a trovare i perfetti? Non ci stanno i perfetti. D'accordo? Se dovesse scegliere i perfetti, dovrebbe aver scelto fra tutte quante le persone della razza umana soltanto sua madre. Ma certamente sua madre l'ha scelta per fare la cosa più perfetta che esistesse, insomma, no? Perché appunto l'ha scelta per madre, per essere la madre di Dio, però c'era da fare anche qualche altra cosa, insomma, nell'ambito della storia dell'umanità, no? Quindi Filippo qui ha già fatto un cammino, e qui chi ascolterà queste catechesi che c'ha i figli, io ricordo la mia cara e santa mamma, no? A cui voglio un bene infinito e che spero che mi ascolti dall'aldilà, no? Come dire,
Quando io ho avuto la vocazione, insomma, per mia mamma è stato un colpo, è stato, d'accordo, che sembrava Filippo, insomma, no? Perché, insomma, io non pensavo di dover diventare prete, sono una vocazione che, diciamo così, relativamente adulta, insomma, no? Ecco, quindi all'inizio gli ho preso un mezzo colpo, insomma, e anche sofferto, insomma, io ricordo mia mamma, insomma, piangere quando partivo, insomma, per il seminario, diceva: mamma, non devo andare al Bronx, d'accordo, oppure al fronte o a combattere con la legione straniera, vado a Roma, insomma, non... siamo abbastanza vicini, insomma, no? Ecco, poi quando sono diventato prete, quindi dopo che si è abituata all'idea, perché noi purtroppo, cioè, quando ci sta una cosa nuova c'è sempre un assestamento, insomma, nella nostra, specialmente quando c'è qualcosa che, come dire, contraria alla nostra umana volontà, contraria ai nostri progetti, e noi stiamo, facciamo, come dire, sempre un pochetto i diavoli a quattro, d'accordo? Ecco, qui Filippo ha già fatto un cammino, nel senso che non dice, dice, sta parola ragazzina, insomma, dice: perdonami padre, perché lo sapeva di dare un dolore. Io questo lo capisco, no? Cioè, a me dispiaceva tanto, che vedere mia mamma a suo tempo piangere, no? Perché dico, perché tu comunque capisci che umanamente le dai un dolore, però se Dio chiama non ci si può fare niente, quindi quel dolore tu devi credere nella fede, e così è, perché io ne sono testimone, che poi si trasformerà in gioia, insomma, no? Quindi questa poverina dice: perdono padre, e il padre dice: ma che te devo perdonare? Cioè, si perdona chi pecca, ma tu vai a fare la cosa più bella che si possa fare, abbi soltanto pietà e pazienza, e lo dice anche a Gesù: di me che sono un povero uomo. E vedete che Gesù ha anche un atteggiamento molto comprensivo, insomma, nonostante questo fosse un apostolo, Filippo era uno dei 12 apostoli, gli ha detto: alzati amico mio, lo chiama amico, quindi tranquillo, sii lieto di dare le primizie alle aiuole angeliche. Quindi gli va incontro, quindi non lo fa sentire giudicato, non lo fa sentire, come dire, dice: ma che dici? Tu sei un apostolo, non sei contento? No, questo è anche un po', la bontà, la condiscendenza, insomma, di Gesù e anche di Maria, no? Anche il loro, come dire, attendere i nostri tempi di crescita, no? Di maturazione anche spirituale. Dio non pretende che noi dall'oggi al domani diventiamo santi con 24 ore, con calma. Quindi lo comprende, diciamo, gli stende la mano, lo incoraggia, e al tempo stesso però gli dice: guarda che questa, guardala soprannaturalmente, è una cosa bella. Le primizie alle aiuole angeliche. Ecco, io invito chi ascolterà a dire: senti un po', se il Signore ti chiamasse un figlio o una figlia, però attento, non cominciare subito a dire, perché sì, magari saresti veramente felice, perché uno lo può anche chiedere al Signore: chiama qualcuno dei miei figli, magari diventasse. Oppure, quando una persona attende un bambino, lo può offrire al Signore fin dal grembo materno o quando nasce. Poi, se il nostro Signore non se lo prenderà, va bene. E se se lo prenderà, cioè, l'offerta dei genitori, a parte il fatto che è molto gradita al Signore, a prescindere, anche se questo poi non sarà, ma tra l'altro, qualora fosse una vocazione, sgraverà di molto l'anima del chiamato. Io vi dico, ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, che i genitori che si mettono di traverso con le vocazioni dei figli, perché poi tra l'altro qualcuno, e io ho conosciuto in vita mia queste situazioni, qualcuno per le troppe pressioni dei genitori, quindi per timore di dare un dolore troppo grande ai genitori, che non è una cosa da farsi, ma è una debolezza, che però se tu vedi, insomma, che i tuoi genitori, insomma, proprio non fanno i diavoli a quattro, è una prova terribile. E qualcuno ha desistito dal seguire la chiamata di Dio.
con gravi danni per la propria esistenza. Ma io non ricordo dove ho letto, ma ricordo di averlo letto, purtroppo non so citare non soltanto la fonte precisa, ma nemmeno generica, che i genitori che si mettono di traverso con una vocazione, non si sa quanto purgatorio che si faranno, è purgatorio severo. Ecco, quindi, perché essere figlie di re, come dire, la consacrazione, questo io l'ho detto la volta scorsa, senza che questo comporti alcuna disistima del matrimonio, ma uno dei proprio dei, come dire, dei termometri dell'autentica fede divina e cattolica è quanto anche le persone sposate capiscano e quindi tengono in altissima considerazione la verginità e la vita consacrata, come del resto poi i consacrati, i sacerdoti devono avere un'altra considerazione. Devono averla, devono manifestarla del sacramento del matrimonio. Abbiamo visto già la volta scorsa, non voglio ripetere quello che chi vuole approfondire, insomma, un po' questa tematica può riascoltare la catechesi precedente che si chiama Elogio della Verginità, no? Bene, detto questo, riprendiamo la lettura del testo, che andiamo verso la seconda parte conclusiva. Sentiamo la storia di questa seconda figlia di Filippo. Maria spiega, e riprendo la lettura. Poco so io pure. Parlavamo fra noi donne e come spesso avviene mi interrogavano sul mio voto virginale. Dopo torneremo, eh? E mi interrogavano ancora sul come saranno le vergini future. Quali uffici, quali glorie prevedevo per esse. Io rispondevo come so. E per il futuro prevedevo per esse vita di orazione e di consolazione alle sofferenze che il mondo darà a Gesù mio. Dicevo, saranno le vergini quelle che sostengono gli apostoli, quelle che laveranno il mondo insozzato vestendolo della loro purezza, di essa profumandolo. Saranno gli angeli che canteranno le laudi per coprire le bestemmie. E Gesù ne sarà felice e grazie darà al mondo e darà misericordia per queste agnelle sparse fra i lupi. E altre cose dicevo. Sentite, fu allora che la figlia di Gairo, sentite che fenomeno che è questa ragazzina, eh? Dodicenne ci dicono le sacre pagine, 12 anni c'era la figlia di Gairo al sinagogo. Fu allora che la figlia di Gairo mi disse, dammi un nome o madre per il mio futuro di vergine, perché io non posso concedere che un uomo goda il corpo che fu rianimato da Gesù, di lui solo. È questo mio corpo fino a che sarà la carne del sepolcro e l'anima del cielo. Vi presento la figlia del sinagogo Gairo. Che donna, eh? E Annalia disse: io pure così ho sentito di fare e oggi sono più allegra di rondine perché ogni legame è spezzato. E fu anche allora che tua figlia, Filippo, disse: anche io sarò come voi, vergine in eterno. La madre, ecco che viene, le fece considerare che così non si può prendere tanta decisione, ma ella non mutò parere. E a chi le chiedeva se era antico pensiero, diceva no. E a chi le chiedeva come le era venuto, diceva: non so, come una freccia di luce mi ha squarciato il cuore. E ho capito di che amore amo Gesù. Scusate. La moglie di Filippo chiede al marito: udisti? Cioè, hai sentito? E Filippo risponde: sì, donna. La carne geme e dovrebbe cantare perché è la sua glorificazione questa.
Essa, la nostra pesante carne, ha generato due angeli. Non piangere, donna. Tu l'hai detto avanti. Egli ti ha incoronata. La regina non piange quando riceve il serto. Ma piange anche Filippo e piangono in molti, sia uomini che donne, ora che tutti sono raccolti quassù. Maria di Simone piange a dirotto in un angolo, Maria di Magdala piange in un altro, tormentando il lino della sua veste, alla quale strappa macchinalmente i fili della bordura che l'orna. Anastasica lacrima, tentando celare con la mano il volto lacrimoso. Perché piangete? Chiede Gesù. Nessuno risponde. Gesù chiama Anastasica e l'interroga di nuovo e lei: perché, signore, per una gioia nauseabonda, avuta per una notte sola, ho perduto di essere una tua vergine. Ogni stato è buono, se in esso si serve il Signore, risponde Gesù. Nella Chiesa futura occorreranno vergini e matrone, tutte utili al trionfo del regno di Dio nel mondo e al lavoro dei fratelli sacerdoti. Allora, qui chiaramente si aprono anche dei, come dire, dei campi di meditazione, di catechesi, credo anche molto molto attuali, perché tra le righe delle parole di Maria e di Gesù c'è anche, come dire, un chiaro inquadramento della vocazione della donna consacrata nella Chiesa, tema, come sappiamo, di stretta attualità, insomma, perché le rivendicazioni di certo mondo femminista, insomma, nei confronti del presunto essere retrogrado della Chiesa che ancora non ammette la parità reale dei diritti tra uomo e donna, sono tutt'altro che sopite, d'accordo? Continuano a mandare siluri e bordate, insomma, nei confronti della Chiesa. Non succederanno mai alcune cose, anche perché San Giovanni Paolo II, sulla questione dell'ordinazione sacerdotale delle donne, ha chiuso la questione con una definizione che impegna la sua autorità apostolica come successore di Pietro, insomma, quindi non potrà essere riaperta. Ciò nonostante, la cosa che a me veramente fa tanto male, dicevo anche ieri sera durante un'intervista che ho rilasciato per un canale YouTube che mi ha chiesto, insomma, di parlare un pochino dell'Immacolata, è già disponibile online, è vedere come purtroppo anche negli ambienti ecclesiali sia entrata, come dire, sia entrato, come dire, l'errore di fondo. Ecco, del femminismo. Allora, cioè, la donna è una creatura meravigliosa, ha assolutamente pari dignità rispetto all'uomo, non c'è il più e il meno, d'accordo? Uguali diritti e uguali doveri, su questo non ci piove. Tuttavia, come dire, l'emancipazione della donna e la fine della discriminazione femminile non può e non deve essere intesa come, almeno certo femminismo, non voglio fare tutta quanta l'erba un fascio, insomma, voglio sperare che non sempre sia così, lo lascia intendere, cioè parità reale uguale che la donna diventi la brutta copia dell'uomo o anche la bella copia dell'uomo, cioè che sarà tanto emancipata nella misura in cui può fare tutto quello che fa un uomo. Perché ci sono, come dire, le rivendicazioni sulle donne prete, che tra l'altro nella Chiesa anglicana sono già realtà da tempo, e comunque stanno pure le donne vescove. Per questo. Cioè, capite? È la stessa cosa che è avvenuta nella società civile, d'accordo? Cioè, la donna è realmente emancipata se può tranquillamente fare tutto ciò che fa l'uomo senza alcun tipo di pregiudizio di nessun genere, d'accordo? Domanda. Questa è una domanda. Io non voglio rispondere. È così? Allora, qui sia uomini che donne,
queste cose se le devono chiedere, d'accordo? Non semplicemente ascoltando la catechesi X o il pensiero Y, cioè nella nostra esistenza noi dobbiamo imparare a, soprattutto, stare sempre tranquilli, non assumere mai, non prendere mai posizioni di getto, di istinto, di pancia, di impulso. Ah! Calma. La questione è questa. Pensaci, con calma. Pregaci, rifletti, interiorizza, interroga il tuo cuore, trasformalo in preghiera. D'accordo? È veramente così? Ci sono alcune argomentazioni di base. Io dico sempre, ma se fosse così, ma esiste creatura al mondo più degna della Madonna di toccare con le mani l'ostia consacrata, di offrire il sacrificio del figlio? Qualcuno mi risponda. Lei che ha fatto l'offerta più difficile ai piedi della croce. Quale creatura più degna di Maria, in teoria, sarebbe capace di offrire meglio il sacrificio dei sacrifici, che è l'unico sacrificio eucaristico, la messa? Domanda: la Madonna ha mai celebrato la messa? Sì o no? È una domanda retorica. È diventata prete la Madonna? È diventata vescova? È diventata papa? Pensiamo forse che Gesù avesse paura di fare gesti, come dire, provocatori, ma cioè, quando erano necessari per la gloria di Dio, ne ha fatti quanti. I Vangeli sono pieni. Già averci donne tra le discepole, chi ha studiato un pochino di esegesi e anche di storia del rabbinismo, insomma, no? I rabbini non avevano discepole. Era un disonore avere una donna, perché lì sì che c'era la discriminazione reale, d'accordo? Ancora a quei tempi. Ma Gesù a questa discriminazione si è opposta da subito. Le donne erano tranquillamente tra le sue discepole, d'accordo? Ma anche, come dire, il creare questo che poi sarebbe diventato nel tempo l'Ordo Virginum, queste sono le prime mosse, era una mossa completamente fuori, d'accordo? Non esistevano cose di questo genere per le donne. Allora, ti pare che Gesù non avrebbe fatto una cosa di questo genere? Se non l'ha fatta, perché non l'ha fatta? Perché non ha fatto una cosa di questo genere? Perché vuole mortificare la donna, dire ti è umiliata, a te niente, all'uomo sì? Questo è? Questo è? Allora, nella Chiesa, ma anche nell'umana società, così dovrebbe essere, esiste una cosa fondamentale che tutti quanti noi dobbiamo imparare a farci bene i conti, che è la diversità. Quando Gesù a quella ragazza che piange, si dispera, dice: "Io per una notte di porcherie ho perso la gioia di essere vergine", dice, tranquilla. Nella Chiesa non ci saranno soltanto le vergini, saranno anche le matrone, d'accordo? Un'altra realtà, un'altra cosa. D'accordo? Il livellamento, l'appiattimento, l'omologazione, che sono tutte quante malattie del mondo nostro contemporaneo, del mondo globalizzato, del mondo massificato. D'accordo? È proprio una delle cose, a mio avviso, anticristiane all'ennesima potenza. La Chiesa ha sempre custodito la legittima pluriformità, la legittima diversità. Pensiamo alla pluralità dei riti, no? Che ci sono dentro la Chiesa cattolica. Non c'è solo il rito romano, latino, con tutte le commedie di questi giorni, che è entrata in vigore la nuova traduzione del Messale, ma ci sono diversi riti, tranquillamente, cioè. Se uno assiste per esempio a una messa celebrata in rito, come si chiama, mozarabico,
Dici, ma questa che cos'è, una messa? Non ti sembra, ma neanche, eppure quella è la messa, d'accordo? Perché se le parole della consacrazione quelle sono, quella è la messa, cioè quello che ci sta intorno, ecco, così anche tutte le questioni di questi giorni, cioè io non entro, cioè, chi mi conosce non ho fatto né catechesi, né ci scrivo perché non mi sembra proprio neanche il caso, d'accordo? Non è proprio neanche, cioè, c'è l'essenza e c'è il contorno, d'accordo? C'è l'essenza e c'è il contorno. Cioè, quando uno comincia a svalvolare, perde proprio la bussola. Quindi tra le righe c'è questo. La Madonna ha cominciato da subito a formare le vergini e ha previsto, dice, il compito delle vergini consacrate, delle donne. Cosa prevedo per loro? Vita di orazione e di consolazione alle sofferenze che il mondo darà a Gesù mio. Allora, bisogna sapere, questa è la storia della Chiesa, la storia dei santi e della mistica, lo attesta. Adesso non vorrei, cioè, Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, ma è un uomo, d'accordo? Una vergine consacrata è una donna. Il dimorfismo, che è una cosa che viene da Dio, uomo-donna, a un livello elevato, superiore, differente, ma si riproduce, d'accordo? Cioè una donna ha un rapporto d'amore con Gesù diverso da quello che c'è un uomo. Perché è un rapporto tra maschile e femminile. Tutti quanti quelli che mi conoscono sanno quanto io sono devoto alla Madonna, no? Ma i più grandi devoti alla Madonna, invece, sono stati uomini, non sono state donne. Ma qualcuno si è mai chiesto perché? San Luigi Maria Monfort era un uomo. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, cominciamo a citare i grandi devoti, era un uomo. San Domenico era un uomo. San Bernardo era un uomo, San Giovanni Ed era un uomo, San Massimiliano Maria Colbe era un uomo. E ho citato solo alcuni dei grandi santi mariani. Alcuni di questi hanno ricevuto grazie straordinarie. Il beato Arno della Rupe, io ce l'ho nella biblioteca, ve lo posso avere davanti, cioè ve lo posso leggere testualmente alcune cose. Il beato Arno della Rupe ha ricevuto dalla Madonna un anello fatto con i suoi capelli. Gliel'ha messo al dito, lo chiamava sposo mio, gli ha dato un bacio, lo dice lui, lo dice, ce l'ho qua dietro il libro, lo posso andare a prendere, citarlo, oppure aprire, mostrare la copertina, mostrare il testo verso la telecamera. Perché? Perché c'è questo dimorfismo, ecco perché la Chiesa è sempre stata una grande custode della ricchezza maschio-femmina, uomo, ma più che maschio-femmina, uomo-donna. Per noi è la stessa cosa maschio-femmina e uomo-donna, eh? Quindi, le vergini consacrate sono le innamorate di Gesù. È chiaro che anch'io sono innamorato di Gesù, d'accordo? Io sono innamorato di Gesù e di Maria, ma io sono innamorato di Maria diversamente da come sono innamorato di Gesù e viceversa. Non so se sono riuscito nella vita consacrata, questa, diciamo, dinamica, per esempio, guardate, per esempio il vescovo, no? Al vescovo viene messo l'anello al dito della mano destra, perché? Perché il vescovo uomo sposa la Chiesa. La Chiesa è donna, la Chiesa non è un uomo. La Chiesa si chiama la Chiesa, non si chiama lo chieso, si chiama la Chiesa. Ok, e sappiamo che la Madonna è l'immagine della Chiesa e la Chiesa trova nella Madonna la sua, come dire, conformazione, la sua espressività perfettissima. Chi è la donna? Anche proprio nella struttura, ma anche nel racconto della creazione, ma anche la donna è colei che tutto riceve, quindi è l'amore recettivo, questo si vede proprio dalla
è colei che tutto sa dare. C'ha una capacità d'amore, la donna, assolutamente superiore rispetto a quella di un uomo. Una donna che non è questo tradisce il proprio essere se stesso. Il proprio essere se stessa. Ognuno faccia le proprie considerazioni nel cuore su tutte quante le implicanze che hanno queste cose che sto dicendo. Si cerchi, diciamo così, di aguzzare la mente, no? Io sono convintissimo che la Madonna e anche il nostro Signore Gesù Cristo non approva affatto, diciamo, una certa versione del femminismo, assolutamente. Perché non è emancipazione della donna, ma è suicidio della donna. È fine della donna. E io credo che uno dei grandi attacchi che il diavolo ha perpetrato contro la nostra società contemporanea è stato l'attacco alla donna. E ci è riuscito a far diventare le donne o brutte o addirittura belle copie degli uomini. Il mondo c'ha bisogno di donne, la Chiesa c'ha bisogno di donne, non c'ha bisogno di maschi mancati o di aspiranti maschi. Attenzione, questo lo dico a prescindere dalle questioni gender, che poi entriamo, capito? Lo dico in senso, diciamo, psicologico metaforico, ma si capisce, spero, il senso di quello che sto dicendo, no? Dice, queste vergini, dice la Madonna, sosterranno gli apostoli, laveranno il mondo insozzato, vestendolo della loro purezza. Di essa profumandolo saranno gli angeli che canteranno le lodi per coprire le bestemmie. E Gesù ne sarà felice. Se uno legge le vite dei santi, leggete la biografia, per esempio, di Santa Margherita Maria Lacocque, leggete la biografia di Santa Veronica Giuliani, della grande Gertrude d'Aosta, Gertrude la Grande. Ma la vita, i libri di Liceo di Luisa Piccarreta, cioè la gente si scandalizza vedendo alcune cose che Gesù ha fatto con la sua piccola serva, cioè dei gesti di amore affettivo e affettuoso altamente intensi. Io ho sentito più di qualcuno scandalizzarsi, qualcuno che scandalizza non ha capito niente, d'accordo? Niente, cioè che l'amore dell'anima con il suo Signore, un amore sponsale, è sponsale, d'accordo? Non è sessuale, ma è sponsale. Vabbè. La grande figlia di Gairo, non posso concedere che un uomo goda il corpo che fu rianimato da Gesù, proprio la bellezza di questa offerta, no? Ma attenzione, la bellezza di questa offerta non è soltanto per la vita consacrata, e qui non voglio contraddire né la figlia di Gairo e né. Ma voi pensate, cioè, non so se l'ho detto già la volta scorsa, ma ripetita iuvant, ma la cosa più bella che possa esistere, cioè, per questo che la verginità deve essere custodita, deve essere riscoperta, ma voi pensate a una coppia che arrivano vergini al matrimonio, ma che cosa bella possa essere? Cioè, l'appartenersi reciprocamente ed esclusivamente, cioè il potersi dire guarda io sono tutto tuo, a me non mi ha mai conosciuto nessuno, nessuno sa come sono fatto, il mio corpo non ha mai visto nessuno, nessuno, e lo vedi solo tu, era solo per te, è solo per te e di nessun altro. Dice non posso concedere che un uomo goda il mio corpo rianimato da Gesù. Bene, io non ho voluto concedere che nessuno godesse, nemmeno vedesse il mio corpo, che non fosse colui o colei al quale mi sarei donato per tutta la vita. Ma questa non sarebbe la cosa più bella del mondo. Io sfido chiunque a dire che non gli piacerebbe una cosa di questo genere. Chiunque. La verginità è sempre un valore, perché la verginità è relazionata sempre al dono d'amore. Quindi nessuno mi ha perché mi ha soltanto il Signore. A San Bernardo, mi perdono, nessuno l'ha avuto,
perché doveva averlo la Madonna. San Bernardo era della Madonna, era suo, d'accordo? Le vergini consacrate sono di Gesù, sono sue. Ma ecco perché, attenzione, che qui ce n'è anche per il matrimonio. Una donna è per un uomo e un uomo è per una donna, se c'è la vocazione al matrimonio. E basta. Gesù c'ha sempre parole di speranza, perché non è che uno che avesse sbagliato deve prendere la rivoltella e spararsi, d'accordo? Non è così. Però il fatto che sia possibile, come dire, rimediare a un errore non deve essere un incentivo nel dire: ah, va bene, erra, tanto poi si può rimediare, perché l'errore è meglio non farlo se si è nelle condizioni di poterlo non fare. Non so se riesco a dare l'idea. Ecco, quindi capiamo, no, come ci sono. Sì, ce n'è per i vergini, ma ce n'è anche per le persone che sono sposate. Un commento anche su quello che ha detto Annalia. Oggi sono più allegra di rondine perché ogni legame è spezzato. Ecco, la verginità consacrata, ecco. Io qui parlo, insomma, anche sapendo un po' ciò di cui parlo, consiste proprio nella libertà di amare il Signore totalmente, con cuore indiviso, senza avere nulla che ti trattenga, né da un punto di vista proprio, come dire, pratico, materiale. L'altra grande questione, che ogni tanto qualcuno la agita, è anche dalle parti del nord Europa ci sono i diavoli a quattro che fanno queste questioni, no? I preti sposati, il sacerdozio uxorato. Ma quale, cioè, io sempre detto, dico, ma io, cioè, ma possono mettere tutti quanti, non faranno mai la Chiesa Cattolica, per quanto mi riguarda. Ma facciamo l'ipotesi, ma io non mi sposerei mai, ma nemmeno morto. Ma non perché non, cioè, non, perdonatemi, ho disgusto per il genere femminile, le donne sono bellissime, sono, o disprezzo per il sacramento del matrimonio, figurate, io mi sarei dovuto sposare, quindi, cioè, sto fidanzato per tanti anni, ma non lo farei mai, perché l'essenza della consacrazione è proprio il non essere legato da vincoli che ti legano. Anche dal punto di vista molto molto pratico, d'accordo? Molto molto pratico. Come fa un prete se ha la moglie in ospedale, per dire, no? Adesso facciamo un caso limite, a lasciarla perdere lì per dedicarsi a una persona magari che sta depressa e che vuole sfogarsi per mezz'ora, e devi semplicemente starla a sentire, avere quella carità di prestargli le orecchie perché si sfoghi un po'. Come fa? Ma non ci sono soltanto questi problemi tecnici. Il cuore deve essere indiviso. Il cuore deve essere indiviso. L'amore, ecco perché esiste il matrimonio monogamico. Perché l'amore è totalizzante. L'oggetto amato esige di essere amato con tutto se stesso. Per cui se tu ti sei consacrato al Signore, il Signore vuole il tuo cuore, non metà, lo vuole tutto. Capiamo, lo vuole tutto. Così come tua moglie o tuo marito, il cuore tuo lo vuole tutto e c'ha diritto ad averlo tutto e c'aveva pure diritto, come abbiamo visto prima, che prima del matrimonio tu non lo dessi a nessuno. La coppia Jason e Cristalina, no? Jason Ever e Cristalina Padilla. Una coppia di giovani americani, insomma, che da anni fanno apostolato per la verginità, per far capire a un giovane il valore della verginità, gli dice: guarda, da qualche parte adesso ci sarà in giro tua moglie, giusto? Tu c'hai 17 anni, tu pensi che ti sposerai, quindi tua moglie starà in giro da qualche parte. Supponiamo che tua moglie ci abbia il suo ragazzetto adesso. Vuoi sapere tu quello che puoi fare con la tua fidanzata?
adesso, bene, tutto quello che ti piacerebbe che la tua futura moglie adesso faccia con il suo attuale fidanzatino. E poi sono molto espliciti, quindi bisogna fare molto esempi molto, 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 molto espliciti. Domanda provocatoria al 400%. Chi è che non sarebbe felice? Tu sei felicemente sposato, c'è tua moglie e tuo marito. Io dico questo pensando alle storie che ho sentito con le orecchie mie di persone che adesso sembrano bacucche, ma non è così. Chi è che non sarebbe contento se un bacio, anche un solo un bacio, tua moglie o tuo marito non l'avesse data a nessun altro che non sii tu? Io ricordo una persona che ho conosciuto in vita mia, una persona molto semplice, che mi raccontava, molto anziana, che mi raccontava del suo fidanzato, che poi sarebbe diventato il marito, che un giorno osò chiedergli un bacio, eh? Sapete che gli ha risposto? Credo che sia ancora viva, quindi se qualcuno non ci crede mi scrive una mail, la contatto e mi faccio autorizzare a dargli il numero del telefono. Mi ha risposto: che vuoi tu? Tu vuoi un bacio? E dove hai trovato a me? Il bacio ce l'avrà mio marito. Se diventi mio marito, tutti quelli che vuoi. Se lo vuoi prima, quella è la porta. Capite, no? Quindi adesso queste sono chiaramente. Però pensiamo, d'accordo? Pensiamo. E poi c'è la vocazione di questa seconda figlia di Filippo. Sente questa cosa. Legame spezzato, anche io sarò come voi. Quindi amare Gesù con cuore indiviso, come una freccia di luce che mi ha squarciato il cuore e ho capito di che amore amo Gesù. San Paolo, quando parla della verginità nelle sue lettere, dice: io vorrei vedervi tutti quanti senza pensieri, perché chi non è sposato si occupa del Signore e si preoccupa delle cose del Signore, ma chi è sposato si preoccupa di come piacere al marito e alla moglie, di farlo, lo deve fare per forza, e si sente il cuore diviso. È così. Cioè, se io da prete, è successo qualche volta nella mia esperienza pastorale, vedo qualche, generalmente sono sante, pie donne, che sta un po' troppo tempo in chiesa, e magari c'è il marito, io ho il dovere di dirle: figlia mia, il Signore è contento del tuo amore, però non è che tante volte stai trascurando, cioè vieni in chiesa, d'accordo? Ma entro un tempo ragionevole, perché tu ti sei sposata, figlia mia. Capito? Volevi abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, quanto sono amabili le tue dimore. Per questo che esiste la diversità. E attenzione, Gesù al termine, concludiamo, quando parla di vergini e non vergini, tutte utili al trionfo del regno di Dio nel mondo e al lavoro dei fratelli sacerdoti. Vedete come Gesù indirettamente al lavoro dei fratelli sacerdoti. Quindi non con sorelle dei fratelli sacerdoti, ma utili a sostenere il lavoro apostolico dei sacerdoti. Quindi sta dicendo in due parole che una delle funzioni della donna nella Chiesa è proprio di sostegno e di aiuto al ministero sacerdotale con il proprio carisma femminile. Quindi sia con l'aiuto della preghiera e anche con l'aiuto che già le donne a quei tempi, molto molto pratico,
prestavano agli apostoli. Cioè, molto molto pratico, nel senso che gli portavano i vestiti, gli lavavano i panni, perché questi poveracci, a parte che i maschi sono buoni, d'accordo? Ma poi non c'hanno tempo. Se posso raccontare una battuta, insomma, no? Io per tanti anni, i primi anni di sacerdote, fino a quando buon'anima di mamma era vivo, questo penso che si possa dire, insomma, in particolare grazioso, in canonica non ci ho mai avuto nessuno, nel senso che veniva qualche volontario una volta a settimana a dare una bella super pulita e poi il resto mi arrangiavo. Però che succedeva? Che mia mamma ogni domenica mi dava tutti quanti i vasettini, i cookie con le cose da mangiare, quindi io li tiravo fuori, li mettevo dentro il forno microonde, con 2 minuti mangiavo, devi lavare un piatto, insomma, no? I panni li portavo a casa, erano lavati e stirati. E tutte queste cose qui. Quindi una volta che ti viene una persona, una volta a settimana, che ti è una pulita al grosso, cammini. Ma ora mi mando, io dico, vabbè, che problema c'è? Lo faccio io. Sono andato avanti 1 mese, perché dopo cominci ad cucinare tutti i giorni, ad lavare i piatti, ad attaccare la lavatrice, ad stendere i panni, e devi raccogliere, a stirare il sobborno, cioè dico, a parte, cioè, dico, allora, o faccio il prete o faccio il casalingo. Cioè, ho dovuto per forza trovare una persona che mi aiutasse, poi andare a fare la spesa, andare al supermercato e mangi, d'accordo? Cioè, la giornata è limitata, quindi se tu stai, come fai? Fino a quando c'era mamma, la spesa la faceva mamma, tutto pronto, e le buste, le cose, andavo a pranzo la domenica a casa, facevo il carico e sto per tutta la settimana. Cioè, capite anche, come dire, il ministero delle donne. Che si sono esseri umani, in giro nudi ci possono andare qualche cosa ogni tanto, non troppo spesso, se la devono mangiare, insomma, no? Quindi tutti i zozzi non possono, capito? Ecco, quindi, vabbè, adesso per sdrammatizzare ho fatto anche mi sono permesso, insomma, qualche battuta, però ci sono cose che sono veramente veramente concreto, sia al lavoro che fanno tantissime donne dentro le chiese, dentro le parrocchie, anche i servizi umilissimi, ma sono altissimamente tenuti in considerazione nella chiesa, nella custodia delle chiese, del decoro, della pulizia. Cioè, ma tu ci puoi mettere un uomo a curare la disposizione delle piante e dei fiori dentro la chiesa, ma che fa quello? Cioè, quanto posso essere? Cioè, è una cosa femminile questa qui, perché la donna è che vuole farla bene, l'uomo no, ordinariamente, insomma, no? Ecco, vabbè, spero che il concetto sia chiaro, insomma, ecco, anche queste conversazioni, come chi mi conosce lo sa, io amo sempre dare un piccolo taglio catechetico, questi sono scritti bellissimi, ma come in tutte quante le cose, non sono soltanto di letto, ma sono anche continua formazione per noi, no? Quindi continuo stimolo a camminare verso la perfezione della santità e della vita cristiana. Bene, alla prossima puntata, amici e amiche carissime, grazie per chi ha seguito la diretta, spero che abbia fatto bene alle nostre anime. E se Dio vuole, alla prossima. La mia benedizione. Ave.